Sono presidente della Cimalcattone. Cimalcattone è una realtà che nasce nel 1999 tra la fusione di Caslano, dell'FC Caslano e dell'FC Tresa. Poi nel 2015 si è aggiunto anche il Magliaso Vernate, la composizione quindi diventa Tresa, Magliaso, Vernate e Caslano. La sede principale è a Caslano. Oggi abbiamo una prima squadra in seconda lega, abbiamo una squadra di signori over 50 e abbiamo un settore giovanile che comprende circa 303 bambini. Sono 17 squadre, 35 allenatori e nel 2018 abbiamo cominciato anche col settore femminile. Oggi un settore ci sta dando grossa soddisfazione, in grande crescita, e questa espansione del calcio femminile la continueremo negli anni futuri. Cosa dire? Diciamo che i prossimi passi futuri saranno l'adesione anche del municipio e del comune di Agno, quindi ci sarà un'ulteriore fusione per inclusione, quindi l'FC Agno non ci sarà più e farà parte anche loro della grande famiglia Malcattone. Questo in grosse linee è quello che stiamo facendo. Qui al secondo torneo di Pasqua della Cimalcattone, quest'anno sponsorizzato da Banca Stato e da Primato, che è il nostro sponsor tecnico. Ringraziamo i due sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. E abbiamo 16 squadre, sia dal Ticino ovviamente che dall'Italia, ma soprattutto una squadra della Svizzera interna. Oggi abbiamo qui 250 ragazzi che si divertono a giocare a pallone, che è la cosa principale per noi. Abbiamo installato anche un gonfiabile per l'animazione per i fratelli e sorelle, così come uno stand per collage e animazione per i più piccoli. Abbiamo anche una freestyler che ci ha deliziato con dei numeri col pallone tra i piedi. Abbiamo fatto anche una gara di palleggi dove il vincitore è stato un ragazzino della Sobbiatese, squadra italiana. Siamo contenti perché così tanta gente a Caslano non è... Pensiamo che su un campo da calcio non siamo mai stati, abbiamo fatto l'evento 2 settimane fa del calcio femminile con Racanette, è stato un gran successo e vogliamo continuare a crescere. Per noi è un piacere mettersi a disposizione dei ragazzi e l'obiettivo è quello di farli divertire. Come si è svolta la giornata? La giornata si è svolta con al mattino le gare qualificatorie, dove poi abbiamo avuto la prima e la seconda classificata di ogni girone, che hanno avuto accesso al girone, al gruppo Gold, quindi dal primo all'ottavo posto, e le altre, la terza e quarta classificata, faranno il girone silver per la nona alla sedicesima classificata. Le prime azioni avverranno per tutti con coppe e medaglie, così come i primi individuali. Ecco, ci saranno degli altri appuntamenti l'anno prossimo o appuntamento già il 30 aprile con le qualificazioni a Livia Banca Stato qui a Caslano, e l'anno prossimo sicuramente vorremmo riproporre questo bel torneo. L'anno scorso abbiamo fatto 8 squadre, quest'anno abbiamo fatto 16, mi hanno detto che l'anno prossimo faremo 32. Quindi vi invito a venire al campo anche a vedere la prima squadra, a vedere i nostri fantastici allievi del raggruppamento di Malcantone, o all'anno prossimo ai nostri prossimi eventi, o anche al camp a Cimalcantone che si terrà l'estate prossima. Per tutte le informazioni, sito della Cimalcantone.